mio saluto caldo e grato all'Enola, il paese che mi ha dato la vita, e a voi, miei concittadini. Qui, tra queste mura, tra queste case a me carissime e questi cieli ineffabili che parlano tanto al mio cuore, sono cresciuto, ho appreso a leggere, a scrivere e ad amare. Ho conosciuto le vedute maestose che dal santuario colgono i profili delle isole immerse nelle acque del Tirreno. Così, dalle scabre case di Lenola, il mio sguardo di fanciullo giungeva sino alla vista del mare. Avevo appena 20 anni quando, muovendo dallo stretto di Gibilterra, il fascista Franco accese in Spagna la scintilla del secondo conflitto mondiale. Io mi schierai con il fronte antifascista e fu la scelta che segnò tutta la mia lunga vita. Mentre si accendeva nel mondo una guerra che poi squassò tutto il globo, e furono gli anni in cui l'Enola subiva le turpitudini delle truppe marocchine. Il 25 aprile 1945 finalmente salutai la cacciata di Mussolini parlando in una cintura di Milano, quando allora il grande giornale della borghesia milanese, il Corriere della Sera, scrisse invece che l'operaio Pietro Ingrao aveva parlato a Milano in Piazza del Duomo. Il 1º maggio finalmente avemmo la gioia di vedere la fine di Hitler e invece la bandiera rossa sventolare a Berlino sulla vetta del Reichstag sconfitto. Cominciava un tempo nuovo e mutava il volto di continenti interi. Oggi sono a ricordare con voi quegli eventi straordinari, quella resistenza di popolo che è a fondamento della nostra libertà. Buon lavoro a voi, amici. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti così numerosi all'inizio di queste manifestazioni con le quali vogliamo rendere omaggio a Pietro Ingrao, che il 30 marzo del 1915, quindi tra pochi giorni, compirà il suo 100º compleanno. Noi vogliamo innanzitutto ringraziare il Presidente della Repubblica, prima Giorgio Napolitano e ora Sergio Mattarella, perché hanno voluto concedere l'alto patronato alle iniziative che stiamo svolgendo questa sera e poi domani all'Enola e a tutte le altre che poi Maria Luisa Boccia illustrerà per questo articolato e complesso programma di eventi che si svolgeranno poi nei prossimi giorni presso la Camera dei Deputati e poi ancora dopo a Roma. Vogliamo ringraziare poi ancora la Camera dei Deputati, la Regione Lazio, la Camera di Commercio di Latina e l'amministrazione provinciale di Latina per il loro patrocinio. Poi ci sono anche altri soggetti che hanno contribuito a vario titolo a organizzare queste iniziative, quindi la Confcommercio, il CAT provinciale, l'Associazione Giuseppe De Santis. Mi corre l'obbligo ringraziare anche gli istituti alberghieri di Formia e di Terracina, insieme alle attività commerciali e dei ristoranti di Lenola che hanno offerto prodotti e ci stanno assistendo per l'ospitalità.
alle persone che ci stanno rendendo omaggio e stanno partecipando, muovendosi anche da centinaia di chilometri, come per esempio il sindaco di Grotte, che voglio ringraziare per la sua presenza, Paolino Fantauz, a cui vorrei che voi tributaste un applauso. Voglio ringraziare anche gli organi di informazione tutti, che ci stanno accompagnando da alcuni giorni con attenzione alle iniziative che abbiamo programmato, e ancora oggi siamo sulle pagine di alcuni quotidiani nazionali. Voglio salutare il giornalista del Mattino, Pietro Perone, che da Napoli ha voluto essere presente qui questa sera insieme al papà, e ci fa molto piacere. Poi voglio ringraziare alcune persone che ci hanno aiutato, ovviamente il sindaco di Lenola, Paola Izzi, Attilio, Giovanni Lo Stocco, Pina Iudicone, Marietta Conte, Ettore Ermanno, Alessio Carnevale Morena e Marco Mastrobattista, che sta svolgendo un lavoro prezioso nella implementazione e nell'arricchimento dei contenuti della pagina Facebook che abbiamo creato e che tanto successo sta avendo in Italia, ma anche nel mondo. Se voi pensate che la pagina Facebook dell'anno scorso ha avuto ben 150.000 visualizzazioni da tutto il mondo, oltre che dalle più importanti città d'Italia, da tutte, Roma, Napoli, Milano, Torino, ovviamente le città dove Pietro ha avuto rapporti politici più intensi, ma anche paesi sperduti che sono in Messico o in Afghanistan o in Siria o in Israele. Dicevo di questo articolato programma che prende inizio questa sera. Noi questa sera incominciamo con l'intervista a Giulia Ingrao. Giulia, a cui vorrei che voi tributaste un applauso, perché da pochi giorni ha compiuto i suoi oltre 90 anni, quindi è una cosa davvero importante che tu sia qui tra noi questa sera, Giulia. Ci tenevamo molto e ci ha fatto davvero tanto tanto piacere. Noi oggi rendiamo omaggio a Pietro Ingrao, che è sicuramente un dirigente, uno dei più grandi dirigenti politici del Partito Comunista Italiano. L'hanno definito scomodo, utopista, gli hanno dato tanti aggettivi a Pietro. A noi ci piace pensarlo come un intellettuale curioso, l'uomo del dubbio, l'uomo che instancabilmente domandava sempre agli altri che cosa avevano da dire a lui. Le interviste a lui erano sempre una domanda che lui rivolgeva a te, era un qualcosa, un interrogarsi continuo. L'uomo che praticava il dubbio, come vedendolo non come una debolezza, ma come un'attitudine, come una ricerca continua di capire le cose, di interrogarsi sul perché. Poi però a noi ci piace molto invece apprezzare l'uomo politico, l'uomo delle istituzioni. Voi sapete, Pietro ha sempre definito una data come spartiacque nella sua vita: il 17 luglio del 1936. Lui dice: in quel giorno cambiano i libri sulla mia scrivania. Lui era studente dell'università e si stava laureando in giurisprudenza, aveva fatto anche quell'accordo con i suoi genitori per il quale gli avevano consentito anche di frequentare il centro sperimentale di cinematografia, e poi però avrebbe dovuto decidere dopo. Tuttavia l'impellenza, l'urgenza dei fatti, l'invasione della Spagna lo inducono a prendere la decisione di impegnarsi nella politica e quindi di impegnarsi nella lotta per la liberazione nel nostro paese dal regime fascista e nazista. E voi avete ascoltato il messaggio che registrammo 3 anni fa, era l'agosto del 2011, è un messaggio che manifesta la sua attualità, perché è un messaggio dove lui racconta ancora l'amore verso
questo paese, anzi rivolge un sentimento di gratitudine a l'Enola, e però un messaggio ricco anche di contenuti politici, in cui ritornano le cose importanti del Novecento e ritorna instancabilmente, oserei dire, la resistenza italiana, a cui lui è veramente molto legato. Bene, c'è una cosa, io ho portato con me un libro, perché Pietro diventa presidente della Camera dei Deputati il 5 luglio del 1976 e da uomo delle istituzioni lui nel febbraio del 78 poteva fare tante cose, lui decide invece di andare ad onorare una fabbrica e andare a rendere omaggio agli operai di quella fabbrica. E ascoltate che cosa dice: sono lieto di portare qui alla classe operaia di Terni il saluto della Camera dei Deputati che vengo a rappresentare tra voi, la Camera dei Deputati che viene a rappresentare lui, quindi a rendere omaggio lui al movimento operaio, e continua: veniamo a parlare tra di voi della legge massima dello Stato, della Costituzione, perché la classe operaia, anima della resistenza, è stata la forza fondamentale da cui è nata la Costituzione della Repubblica. Io perciò parlo a gente non lontana dalla Carta Costituzionale, non estranea, ma parlo a gente che sta alla radice delle norme solenni scritte in quella carta. Parlo a fondatori, a costituenti. Se è vero che la classe operaia di Terni e più in generale la classe operaia italiana è stata una delle forze decisive che ha scritto quelle parole con le lotte, con il sangue, con i morti, con le rivendicazioni, con le battaglie che non si esauriscono soltanto quando prendemmo le armi in pugno contro il fascismo, ma continuano giorno per giorno, per anni e per decenni. Questo è Pietro Ingrao, di cui tutti riconoscono ancora oggi la modernità del suo pensiero. Tuttavia noi oggi non parleremo di Ingrao politico o di Ingrao come rappresentante delle istituzioni. Noi, nel solco delle iniziative che abbiamo svolto l'anno scorso insieme alle amministrazioni di fondi, voglio ringraziare l'assessore alla cultura Lucio Biasillo, che è presente qui e che condivise questo progetto insieme all'amministrazione di Roccagorga e di Gaeta, insieme a Formia, di valorizzare che cosa era stato il Novecento in questo territorio, che cosa era stato per esempio lo sciopero alla riversa del marzo e del luglio del 51 a Roccagorga, piuttosto che l'occupazione della ferrovia nel febbraio del 69 a Fondi e il rapporto che Ingrao aveva intessuto con gli intellettuali, o il periodo della formazione di Ingrao negli anni 20 e 30 a Formia. No, il tema di questa sera è Pietro Ingrao e l'Enola, 100 anni di storia. Noi vogliamo cioè cercare di ricostruire qual è stato il rapporto tra Ingrao e questo paese, e lo faremo anche con le testimonianze di alcuni compagni, amici che sono presenti qui, a cui poi nel corso dell'intervista con Giulia gli chiederemo spiegazioni di come è stato, diciamo, come è stato vissuto anche il rapporto tra Ingrao e questo paese. Questo paese che non dimentichiamo mai, quando Pietro si candidò la prima volta, anzi forse non era nemmeno candidato all'epoca, gli tributò solo 17 voti alle elezioni del 1948. Io mi fermo qui e invece prego il sindaco di l'Enola, Andrea Antogiovanni, insieme a Maria Luisa Boccia, di salire. Prego. Cittadine e cittadini, autorità civili, militari e religiose, presento il saluto mio personale dell'amministrazione comunale, dell'intera cittadinanza lenolese, a Pietro Ingrao, che lunedì 30 marzo compirà i 100 anni. Presidente Ingrao, per il tramite della tua famiglia ti giungano gli auguri della comunità lenolese a te cara.
In Grau ho attraversato il Novecento, un tempo lungo, un secolo drammatico, segnato da due guerre, dalla tragedia della Shoah, dal grande sogno del comunismo e dalla sua crisi, scriveva l'Unità l'anno scorso. Nato a Lenola, ove la famiglia di origine si era rifugiata in fuga da Grotte, in Sicilia, il giovane Pietro inizia a interrogarsi sulla situazione sociale del paese e scrive: a Lenola la situazione sociale era segnata da una profonda arretratezza. Nella mappa dei patrimoni, nei lavori, nella vita d'ogni giorno si potevano distinguere nettamente tre classi: i signori, gli artigiani ed in ultimo i contadini. E la divisione in classi non tollerava violazioni, neppure nell'intreccio dei coniugi, scriveva appunto in Volevo la luna. E a Lenola che è Pietro fa esperienza della durezza di questa divisione in classi, quando parla della magra agricoltura lenolese e del raccolto delle castagne. Scriveva: anche quel pugno di castagne si divideva in due parti, una al padrone, l'altra al contadino. Ed aggiunge: i signori in quel prodotto non mettevano assolutamente nulla, né l'iniziativa né un qualche briciolo di rischio. Quei cesti di castagne, si può dire, erano rubati dai padroni, erano rendita nel suo aspetto più assurdo. Sono convinto che queste prime esperienze dell'infanzia lenolese interrogano Pietro circa il rapporto tra le diverse classi sociali, lo spingeranno in adolescenza all'adesione alle tematiche portate avanti dal movimento operaio anche in Italia. Gli interessi di Pietro negli anni della militanza comunista si svolgeranno in particolare intorno alla lotta che la classe lavoratrice è venuta svolgendo nel corso del secolo XX per la conquista di condizioni di vita umane, per il riconoscimento dei suoi diritti e delle sue esigenze. Una lotta per l'elevazione materiale e morale della grande maggioranza della popolazione italiana. Gli orrori rivelati, documentati in tutti i paesi da replicate inchieste sulle condizioni di vita delle classi lavoratrici non sono scomparsi per generosità o illuminata visione di filantropi, ma per la pressione costante degli interessati e delle loro organizzazioni a cui Pietro Ingrao ha contribuito con la sua azione politica. Al posto di masse abbruttite dalla miseria e dall'ignoranza, preda di tutte le epidemie, il movimento operaio è venuto creando un'umanità consapevole, educata ed elevata al senso della dignità umana e al valore del lavoro, e che nelle conquiste economiche vede il mezzo di un'elevazione spirituale e culturale. La stessa lotta contro il capitalismo, avido di profitti, che Pietro Ingrao porta avanti, è affermazione di un più alto concetto della ricchezza, non privilegio e dominio, rientrante nella sfera dell'arbitrio individuale, ma bene sociale che deve essere usato e volto a fini di utilità nazionali. E se Lenola ha potuto veder crescere una nuova classe politica, aperta alle esigenze delle classi più deboli, capace di portare avanti una politica solidale di progresso, lo deve anche al pensiero, all'opera di Pietro Ingrao. Ed ecco perché oggi Lenola rende omaggio ad un proprio figlio illustre, che in un secolo di vita si è distinto per essere stato antifascista e partigiano, padre fondatore della Repubblica, direttore dell'Unità per lungo periodo, presidente della Camera dei Deputati e poi direttore del Centro per la Riforma dello Stato, ma anche ad un uomo del dialogo, come ci attesta l'incontro con Don Lorenzo Milani a Barbiana e con il Cardinale Silvestrini qui a Lenola. Concludo questo breve saluto ringraziando tutti per la partecipazione. Ringrazio e saluto pubblicamente il sindaco di Grotte e consorte, paese
di origine della famiglia Ingrao, che dalla lontana Sicilia ha voluto rendere omaggio alla nostra comunità. Ringrazio e saluto i rappresentanti dei comuni di Formia, di Fonti, di Cori e di Pastena, che ci hanno voluto rendere omaggio con la loro presenza in questa giornata per noi molto importante. Grazie. Maria Luisa, penso che ci sia un po' di curiosità rispetto a questo, a quanto accadrà a Roma nei prossimi giorni. Vorrei che tu spiegassi un po'. Sì, grazie. Comincia qui all'Enola, ed è giusto che sia così, perché è il luogo che gli ha dato i natali e dove avete sentito quanto è forte il legame che ha mantenuto Pietro con questa comunità. Comincia qui quello che ieri Mario Tronti, presidente della Fondazione Centro per la Riforma dello Stato e Archivio Pietro Ingrao, così si chiama la fondazione, nella conferenza stampa che abbiamo fatto alla Camera dei Deputati per presentare appunto il programma per i 100 anni di Pietro Ingrao, Mario Tronti l'ha definito un evento. Ed è così, è un evento che sta crescendo, si sta ancora prima, diciamo, che siano iniziati, perché questa appunto è la prima iniziativa, fossero iniziati gli incontri, le occasioni per festeggiare questi 100 anni, già la notizia che c'era questa, che il 30 marzo Pietro fa 100 anni, circola nelle internet, nei siti, su Facebook, e gli auguri, il bisogno di pronunciarsi, di ricordarlo, di dire quali suggestioni, quali riferimenti, quali aspetti suscitava, è fortissimo e viene dalle persone, dalle parti più diverse. Noi abbiamo avuto, noi come fondazione, sono abbiamo cominciato con i 90 anni a ogni 30 marzo a dedicare una giornata, un'occasione di incontro, di riflessione alla figura di Pietro, al suo pensiero, aspetti diversi della sua attività, del suo lavoro, dalla poesia al cinema, alla politica, alle tante facce dell'impegno politico. Quest'anno non ci bastava una giornata, abbiamo pensato che volevamo articolare in più momenti proprio per avere la possibilità di soffermarci su aspetti diversi, ed anche perché è un evento che mette al centro un protagonista della storia politica e della storia delle istituzioni, della democrazia di questo paese, come lui nel messaggio ricorda: l'impegno comincia contro il fascismo per restituire al paese la democrazia e una forma di convivenza, ed ha proseguito così. Quindi non è soltanto l'uomo politico comunista di parte, attento appunto alle differenze di classe, che lotta per l'uguaglianza e l'emancipazione della classe operaia e dei lavoratori, ma è stato un protagonista della democrazia e delle istituzioni. E dalla Presidenza della Repubblica, nelle figure di Napolitano e poi di Mattarella, alla Presidenza della Camera, al Senato, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, devo dire che le istituzioni ci hanno dato una disponibilità, una collaborazione che è andata al di là delle nostre aspettative. E abbiamo anche coinvolto tutte le altre fondazioni culturali della sinistra, dalla Fondazione Basso alla Fondazione Gramsci, all'ARCI, all'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, alla Fondazione Berlinguer, adesso rischio di dimenticarmene qualcuna, ma insomma hanno contribuito con noi, la famiglia Ingrao nella figura di Celeste, e abbiamo costituito un comitato che ha costruito questo programma. Si apre il 31 alle 11 di mattina, sarà presente anche una delegazione di l'Enola, voleva essere presente, voleva occupare la Camera, ma purtroppo
lo spazio in quelle sale non è amplissimo e quindi abbiamo dovuto, io mi dico, contrattare la presenza dall'Enola. Il 31 alle 11 appunto alla presenza di Mattarella, con un saluto della Presidente della Camera Laura Boldrini, c'è un primo incontro dal titolo Perché la politica? Perché la politica? Perché non è scontato che quella che per in Grau è stata la scelta, che la politica è il modo per dare un senso al legame con gli altri, al suo rapporto con gli altri, con, no, alla forma di convivenza, e anche per interrogarsi sul senso dell'esistenza umana, perché per il Grau è stato anche molto questo. Non è scontato che questo senso della politica oggi sia ciò che viene ritenuto e viene praticato come politica. Quindi perché la politica ci sembra una domanda per ricordare e mettere al centro la scelta che Ingrao ha fatto e come questo ha segnato tutta la sua vita, e però anche per interrogarsi sull'oggi, per riportarla a una domanda sull'attualità o invece l'inattualità di una scelta come quella. Senza, ne parleranno Alfredo Reiklin, che è stato uno dei dirigenti del PC più vicino a Pietro Ingrao e che quindi porterà anche un ricordo e una testimonianza su questo, Gustavo Zagrebeschi, costituzionalista, emerito presidente della Corte Costituzionale, che invece parlerà dell'Ingrao uomo delle istituzioni e della democrazia, a partire dalla sua concezione politica, però anche di comunista, perché Pietro appunto ha una concezione della democrazia in cui segnata per lui dalla partecipazione e dal coinvolgimento degli uomini e delle donne, quella che lui chiama l'agire collettivo. Per me politica è questo, e la democrazia non è una delega ma è un coinvolgimento, è un esserci in prima persona. E Zagrebeschi parlerà di questo anche a partire dal dialogo con Bobbio che noi abbiamo pubblicato in uno dei libri della collana Carte Pietro Ingrao che curiamo come fondazione. Poi Rossana Rossanda, un'altra protagonista, un'ingraiana come si definisce in questo contributo che ci darà il 31, ingraiana da sempre, anche se con differenze, come sappiamo, e anche discussioni e persino polemiche che ci sono state, perché gli ingraiani non sono una corrente univoca e compatta. Anzi, come lei ricorda, Pietro non ha sempre, Ingrao ha sempre negato che ci fosse una corrente. E poi Leonardo Paggi, che è uno storico, uno studioso di Gramsci e del PC, che ha collaborato con Ingrao al Centro Riforma per lo Stato, farà una ricostruzione problematica, diciamo, degli aspetti più significativi della figura politica di Ingrao. E il 16, invece, sempre alla Camera, noi discuteremo, il confronto sarà su Ingrao, Presidente della Camera, l'uomo delle istituzioni. La Camera dei Deputati ha pubblicato, pubblicherà per l'occasione un libro che raccoglie tutti gli interventi di Ingrao, compreso quello di Terni, a Terni, che tu hai citato, in aula e nel paese, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle occasioni politiche, in tanti luoghi del paese. E sapete che quella presidenza si è svolta in anni particolari, in molto problematici per il paese, sono gli anni del terrorismo, gli anni Pietro Ingrao era presidente quando è stato rapito Aldo Moro, quindi ci sono interventi significativi su questi eventi. Ne parleranno Pier Ferdinando Casini, che è stato anche lui presidente della Camera, Giorgio Napolitano, presidente della Camera e presidente della Repubblica. Quando siamo andati a chiedergli il patronato del Quirinale, Giorgio Napolitano ci ha detto: ci tengo a parlare di Ingrao presidente della Camera perché mi ricordo molto bene il segno di quella presidenza. E Eugenio Scalfa, il fondatore della Repubblica, che fra l'altro in questo libro fece un'intervista ad Ingrao nominato da poco presidente della Repubblica, molto interessante. Poi ci spostiamo, perché appunto Ingrao non è solo il politico, è anche un intellettuale, è autore di poesie,
e il Comune di Roma ci ha offerto un'ospitalità a Villa Torloni. Io devo ringraziare qui Guido Ingrao, che è stato fondamentale per stabilire questo rapporto con l'amministrazione comunale di Roma, e ci ha offerto lo spazio in uno dei luoghi più belli della città, Villa Torlonia, per due eventi molto significativi. Il primo si apre il 18, scusate se la faccio lunga, ma ve la voglio illustrare bene perché merita, e voglio, spero che possiate partecipare a questi eventi. Si inaugura la mostra di oli e acrilici di Alberto Olivetti, dal titolo Per un ritratto di Pietro Ingrao. Alberto Olivetti ha ritratto Pietro. La foto che avete scelto è di quella situazione, di quel momento, e ha fatto una serie, 9 ritratti, 3 metri per 2, a Ingrao, qui a Lenola, nell'androne, nell'atrio della casa Ingrao, mentre Pietro, appunto lo si vede da quella foto, lavorava alla divisione della raccolta, della prima raccolta delle poesie, Il dubbio dei vincitori. Sono ritratti bellissimi, sono già stati esposti a Roma all'auditorium per il 90°, e oltre a questi ritratti ci sono degli oli sulle poesie, su alcune delle poesie di Pietro, un ritratto di una figura che è carissima a tutti noi e che era cara a Pietro, Tella, la nostra nutrice, allevatrice della generazione di Pietro, di mia madre, di Giulia e della mia generazione. E a Tella c'è questo ritratto perché l'unica poesia che Pietro ha dedicata l'ha dedicata a Tella, e il ritratto è bellissimo. Vi invito, la mostra resterà fino al 9, al 10 maggio, vi invito ad andarla a vedere. Ne parleranno Yannis Kounellis, uno dei più importanti artisti contemporanei che ha incontrato e conosciuto Ingrao, Stefano Dal Bianco, poeta, l'assessora Giovanna Marinelli del Comune di Roma, l'assessora Lidia Davera della Regione, Silvia Lateri, che è una delle autrici di uno dei testi del volume Per un ritratto di Pietro Ingrao. Poi ci spostiamo alla Fondazione Basso, la nostra sede, la sede attuale del CRS, per parlare e tornare sull'Ingrao politico. Noi abbiamo pubblicato come quarto volume della collana Carte Pietro Ingrao tutti gli scritti, i testi, le interviste, gli interventi di Ingrao dal 1989 al 1993, quando Ingrao lascia il PDS e di fatto interrompe la continuità della sua attività politica. È un volume di 620 pagine, perché ovviamente sono stati anni intensissimi di presenza nella scena politica e nella vicenda che si apre con l'89, con l'implosione dell'URSS e con la decisione di Occhetto di cambiare nome e di mettere fine al Partito Comunista Italiano. Davvero straordinari, tutti da leggere, straordinari, come ha detto Celeste ieri quando l'abbiamo presentati, perché inquietanti, da un certo senso, ci interrogano per la straordinaria attualità. I temi che Pietro affronta in questi interventi, in questi testi, sono ancora tutti aperti di fronte a noi. Non hanno trovato ancora risposte e soluzioni. Lui coglie i cambiamenti nel lavoro, sull'informazione, nella crisi delle istituzioni. Indica anche delle linee di lettura, di proposta, e però appunto la vicenda politica del Paese è andata in modo che queste questioni ancora bruciano, urgono e non hanno trovato uno sbocco. Quindi ne parliamo il 22 aprile alla Fondazione, io che ho curato con Alberto Olivetti questo volume, Aldo Tortorella, che fu con Pietro a sostenere l'opposizione alla svolta di Occhetto, uno dei principali protagonisti insieme ad Alessandro Natta, Stefano Folli, giornalista, editorialista di Repubblica, e Nicola Tranfaglia, uno storico che proprio in quegli anni fece un bellissimo libro intervista a Pietro, Le cose impossibili. Chiudiamo le celebrazioni tornando a Villa Torlonia, al teatro di Villa Torlonia, con Il grande amore di Pietro, il cinema.
film come arte. E Pietro Ingrao è venuto al Farnheim a Villa Torlonia, perché questo amore e il modo in cui Pietro l'ha coltivato inizia con l'incontro di questo grande critico di arte, di cinema, che era Rudolf Farnheim, che era ospite in quegli anni, negli anni 30, a Villa Torlonia, pensate un po', vicino al Duce, lui esule perché dalla Germania, e Pietro Ingrao lo incontra, e dai colloqui, dagli incontri con Rudolf Farnheim, la sua passione per il cinema prende corpo e sceglie e decide appunto di frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Film come arte ne parlano Ettore Scola, un regista vicinissimo a Pietro, suo il film famoso dove c'è il Mastroianni e dice: stai zitto, fammi sentire Ingrao, e si vede Piazza San Giovanni con Pietro sul palco che parla in un comizio. E un giovane regista, giovanissimo, che è vicino in altro modo a Ingrao, perché si interroga appunto come Vendemmiati, che ha fatto il film, lui non gli ha dedicato un film, ma una passione per il cinema di Pietro ce l'ha, che si chiama Nicola Campiotti, che non conoscete, ma che è un autore giovane veramente molto interessante. Ecco, questo è il programma che vi ho illustrato. Io spero che possiate partecipare ad alcuni di questi eventi, chi di voi li interessa, e comunque sicuramente vi daremo i libri, i tre libri, quello della mostra, quello della presidenza, quello su coniugare al presente sull'89. Grazie. No, grazie Maria Luisa, grazie davvero per il lavoro prezioso che voi state svolgendo a Roma per mantenere vivo il pensiero di Pietro come uomo politico, intellettuale, uomo delle istituzioni. Maria Luisa accennava alla presenza di Guido, sono proprio per testimoniare l'importanza e l'attaccamento di Pietro alle cose che accadono qui a Lenola, nel suo paese. La famiglia, abbiamo concordato con Chiara, con gli altri, quando era il giorno migliore per fare questa iniziativa a Lenola. C'è stato espresso un desiderio, ovviamente, di non far coincidere l'iniziativa il giorno del compleanno, perché è giusto che la famiglia festeggi tranquillamente papà, Pietro, insieme tutti quanti, però sono qui questa sera Bruna, Chiara e Guido, e saluto a nome di tutti voi. È arrivato il sindaco del comune di Valle Corsa e ringrazio per la sua presenza. Avevo dimenticato di ringraziare Mattie e lo faccio adesso. Ovviamente noi nel corso dell'intervista che faremo con Giulia ci avvarremo anche della disponibilità di Pier Giulio Cantarano, che è una persona che voi conoscete tutti perché abbiamo presentato con lui 4 anni fa il libro di Maria Luisa, non mi avete convinto, indegnarsi non basta, era nell'agosto, il 18 agosto del 1211, e quindi nel 2011 ho fatto un po' vecchio, e quindi Pier Giulio, ti prego di salire insieme a Giulia, prego. Io sono molto emozionata. Sono emozionata perché so quanto Pietro amasse questi luoghi, quanto noi tutti della famiglia abbiamo amato questi luoghi, e voi, la gente di Lenola. E ogni volta che potevamo venire e ritrovare i vecchi parsenali, le case modeste della campagna, per noi era come ritrovare anche delle nostre radici. Anche se devo pure riconoscere che Pietro non ha avuto dei consensi di solidarietà politica da Lenola,
ma questo non ha significato nulla, non toglieva niente di quello che per lui significava questi luoghi, la sua infanzia, la sua giovinezza, la nostra casa sulla scalinata, i ricordi dei nostri nonni. È diciamo un'eredità di affetti che noi ci siamo portati sempre, anche nei momenti in cui forse Pietro è stato anche un po', come dire, non dico amato, perché non si cerca l'amore, ma forse non ha avuto neanche quei riconoscimenti che forse meritava. Ma questo non ha significato assolutamente nulla. Noi siamo legati all'Enola e lo siamo stati da sempre, e ogni volta che ci ritroviamo in questi luoghi insieme ai parzedali, ai contadini, agli artigiani, ci sentiamo a casa nostra. E questo è un ringraziamento forse che è giusto che io faccio a voi, davanti a voi. Grazie. Vogliamo... All'Enola la situazione sociale era segnata da una pesante arretratezza. Nella mappa dei patrimoni, nei lavori e nella vita d'ogni giorno si potevano distinguere nettamente tre classi: i signori, i proprietari terrieri, gli artigiani o artisti come li chiamavamo, e in ultimo i contadini. E la divisione di classe non tollerava violazioni nemmeno nell'intreccio dei coniugi. I signori si sposavano con donne delle famiglie signorili. Nel paese le botteghe vere e proprie si contavano sulle dita di una mano, con in più solo un paio di cantine dove i contadini, nei rari riposi, si incontravano a bere un bicchiere di vino. Anche i cibi erano poveri. La dilatazione e il cambiamento dei costumi vennero più tardi. Non dimenticherò quando, in una delle pochissime botteghe paesane, comparve la mortadella, o anche come ci appariva preziosa la finezza del burro al posto della greve sugna. La mia famiglia era considerata benestante, ma per tutta la mia fanciullezza e adolescenza ho indossato solo calzoni corti, ricavati dai pantaloni di mio padre, spesso con la rituale toppa sul sedere. L'acqua stessa era un bene prezioso su quei monti spogli, e nonostante il ricorso persino a rabdomanti, non si era riusciti a scovare sorgenti. Invece, allorché calava l'inverno, temporali rovinosi alimentavano, come d'incanto, uno stretto torrente che moriva in una breve pianura, coprendola di un liquido giallastro, sino a che la primavera la salvava e la rinverdiva. In quel pantano, così veniva chiamato, crescevano le pannocchie di Gran Turco che nelle sere d'agosto venivano sfogliate, seduti in cerchio per terra, da contadine e figliolanze dei padroni. Io provo a descrivere una lenola subito arretrata, molto arretrata, no? Non si sente. Fate funzionare questa cosa. Com'era, come ricordi la tua infanzia? Ma io ricordo della mia infanzia il rapporto con i contadini, con gli artigiani, con i bottegai di Lenola. Ed era sempre un rapporto pieno di affetti. E quando venivo l'estate a Lenola, io mi sentivo chiamare: "Signora Giù, benvenuta, meno male che sei venuta, come stai?" Ed era proprio un modo di dire: "Ma qui sto a casa mia, qui non posso aver paura di nulla, qui se ho bisogno di qualche cosa c'è qualcuno che mi aiuta." Io ho avuto sempre nei rapporti con l'Enola questo senso di entrare in famiglia, di essere
sicura di essere tranquilla e di essere anche amata. E io ho amato l'Enola, molto, moltissimo, e l'amo ancora. Rimaniamo ancora a quel periodo lì. Voi poi nella metà degli anni 20 vi trasferite a Santa Maria Capua Vetere e poi ancora a Formia dopo. Hai vissuto tu il periodo della formazione iniziale di Pietro, il suo diciamo il periodo in cui frequenta il liceo Vitruvio Pollione? Se hai conosciuto, se ricordi quei due maestri che lui reputa maestri, Gesmundo e Piero Albertelli, come ricordi tu quel periodo lì? Ma io di Pietro ricordo una cosa bellissima, ossia io ricordo che attraverso Pietro, ossia per me Pietro è stato non solo un fratello amatissimo, ma è stata una guida, un aiuto a entrare nelle problematiche più complesse, più drammatiche della vita umana. E questo per me ha significato acquistare una sicurezza, una speranza, un desiderio di fare che effettivamente è quanto di meglio io posso aver avuto dal rapporto con mio fratello. Mio padre parlava con disprezzo amaro dei signori della sua casta. Li considerava fannulloni e volgari. Si avvertivano chiaramente nelle sue parole l'orgoglio e la distanza. Quando, nelle brevi vacanze dal suo lavoro di impiegato, tornava all'Enola, non scendeva mai, quasi mai, in paese, né partecipava alle grandi cene. Rade ma rituali nel ceppo dei padroni, semmai dopo che a caccia avevano beccato qualche lepre o uno sperduto cinghiale. Non l'ho mai visto sedere al circolo dei signori. Ecco lì. Pietro, diciamo, parla molto della figura del papà, parla anche della mamma e poi racconta di questa nonna che leggeva il giornale. Ecco, tu come pensi che abbia influito, diciamo, il ruolo di Pietro e anche di questa nonna e della mamma di Celestina nella sua formazione? Nella formazione? Nella formazione di Pietro, politico e poi intellettuale. Beh, moltissimo. Ossia, lui ha sentito subito il valore di queste tradizioni, di questa tradizione familiare che è stata sempre schierata da una certa parte, che è stata sempre per esempio la figura di questa nonna, che era una donna. Allora le donne all'Enola erano considerate nulla, dovevano soltanto fare figli, allattarli, chiesserli e stare zitta e buona e non aspettarsi nulla dalla vita. E invece la presenza, per esempio, di questa nostra nonna che leggeva il giornale, che aveva avuto una vita anche di affetti, di amori, con un uomo diciamo che viveva la vita nella lotta, nel desiderio che tutto dovesse cambiare. Beh, certo, questo per noi è stato, per noi, per Pietro, è il nonno garibaldino e diciamo gli amori tra il nonno garibaldino e questa nonna, che poi era una donna, immaginate, dell'Ottocento, che tutto poteva pensare fuorché di essere, diciamo, compartecipe di una
desiderio di cambiare il mondo, di una lotta, attraverso l'amore con un uomo che stava lì, era il garibaldino, che veniva, partiva, ritornava e ripartiva, ma che comunque era un elemento che determinava tutto un cambiamento nella mentalità di quei tempi, di una casalinga, di una donna che doveva stare a fare figli, allevarli e starsi zitta e buona, insomma. Quindi tutta questa storia è stata certo una cosa che secondo me ha inciso in tutti noi. È stato un elemento che ci siamo portati, diciamo un ricordo familiare che ci siamo portati e che ci è servito anche a capire tante cose e a rompere tanti tabù, tanto di vecchio. Noi sappiamo che tuo papà poi a Formia diventa uno dei protagonisti del cambiamento di Formia, no? Con questo gerarca fascista Tonetti che poi rivoluziona Formia, anzi sì. Forse le trasformazioni più importanti che ha avuto quella città sono state effettuate in quel periodo tra questo gerarca illuminato e vostro padre, che era una persona molto avanti nel pensiero. Pietro in quel periodo incomincia a frequentare questi professori che gli parlano di Lenin, gli fanno scoprire l'importanza di una certa cultura europea delle poesie, ma vostro padre poi accettava queste cose, per esempio l'innamoramento che Pietro aveva per la musica. L'accettava perché pure lui sentiva, e io mi ricordo sempre uno dei ricordi della mia infanzia, della mia giovinezza, stavamo a Formia e mio padre era segretario comunale e noi avevamo una casa che s'affacciava ad un giardinetto e io mi ricordo, è un ricordo che non perdo mai, mio padre mi chiama e mi dice vieni qui, mi affaccio a questo giardinetto e mio padre mi dice lo vedi quell'uomo? Quello è Antonio Gramsci, che è ricoverato nella clinica di Cusumano, è uno dei più grandi, delle più grandi menti che l'Italia abbia avuto. Peccato che è incarcerato, non può operare. Questo non lo scorderò mai più. Mi ricorderò questo metto, un po' ingombito, che camminava piano piano e ci aveva dietro due, evidentemente erano due guardie, non lo so. E questo io dico, ma quando una giovinetta si sente dire una cosa del genere, che deve fare? Deve dire io oramai c'ho un mondo da scoprire e un mondo anche in cui mi devo cimentare. E questo sono cose che nella vita, secondo me, determinano molto, molti cambiamenti. Mentre i tedeschi a Cassino ancora reggevano, dai bordi del mare, dalla palude di Fondi e dai quartieri di Terracina, l'esercito alleato s'allungò, si spinse fino alla pianura pontina allagata. A Cisterna lo scontro fu sanguinoso e devastante. Tutto un mondo dove ero cresciuto e avevo appreso a vivere era mangiato dalla guerra, quella guerra contro i nazisti che io tanto avevo invocato ai tempi di Chamberlain e dei monacensi capitolardi. Per qualche giorno mi parve che i miei compaesani fossero miracolosamente salvi dall'urto armato. L'Enola era stata praticamente abbandonata dalla popolazione che, dopo il terribile bombardamento subito l'11 gennaio, s'era dispersa nelle campagne. Sapevo che i miei familiari s'erano rifugiati tra i boschi di Ambrifi, dove erano ruderi di templi antichissimi e ora casupole sparse di contadini, quasi tutti nativi di Valle Corsa. Quelle casupole, a volte bisognerebbe dire capanne, ora erano affollate da fuggiaschi,
giunti persino da Roma cercando riparo in quegli anfratti. Moravia evocò quei luoghi nel romanzo La Ciociara, che scrisse nell'immediato dopoguerra. E salvo il tuono triste delle bombe che calavano dal cielo o il crepitare disperato di qualche mitragliatrice tedesca che in cima ad un cocuzzolo tentava una impossibile resistenza, quel mio paese sembrava segnato dall'abbandono e dal silenzio, come se il cuore della guerra l'avesse scansato e fosse passato avanti. Non fu così. Sopra i fianchi spogli di quei monti s'arrampicarono le truppe di colore del francese Jouin. Nessuno s'aspettava da esse una minaccia, ma presto vennero lo sfregio e l'umiliazione. Grazie. Poi, quindi poi succede il finimondo, c'è la guerra, e voi, Giulia, mi risulta che, intanto voglio fare un accenno a questa cosa bellissima che sta accadendo a Leno, perché Pietro accenna alla tragedia delle marocchinate. Tu devi sapere che in questi giorni Leno la sta divenendo un set a cielo aperto, perché l'amministrazione comunale sta realizzando un cortometraggio che si chiama Gemma di Maggio, appunto, in cui uno degli attori principali è Franco Nero, e per, diciamo, recuperare la memoria di questa tragedia che portano dentro le donne splendide lenonesi, a cui voglio dare un applauso. Ecco, ma la tua famiglia non si è rassegnata. Mi risulta che voi abbiate anche, da sfollato, dato ricovero a una famiglia di ebrei, è vero questo? E quando ci fu, diciamo, da parte dei fascisti il saccheggio del ghetto di Roma, e noi sotto suggerimento di un deputato socialista, Achille Corona, sapemmo di 3 giovani ebrei che erano scampati a questo, diciamo, a questa incursione, a questo. Noi stavamo rifugiati a Brifi, per cui a un certo punto, anzi ancora non eravamo andati, ancora lì non era stata sfollata, evacuata. A un certo punto ricevemmo, diciamo, una comunicazione, insomma venne qualcheduno a comunicarci che c'erano questi 3 ebrei che erano riusciti a scamparla, a non essere catturati dai fascisti, e che però bisognava in qualche modo, e questo lo sapemmo attraverso Achille Corona, che l'aveva saputo da Pietro, che cercava appunto che fossimo, che facessimo qualche cosa per salvare questi 3. E io mi ricordo che il dramma, arrivarono questi 3 giovani accompagnati da un contadino che è Peppo Mandarelli, che seppe che c'erano questi che cercavano sta famiglia in grave, eccetera eccetera. Insomma, per farla breve, l'unica cosa che io sentii dire da mia madre e da mio padre era: salviamo i figli. Mia madre diceva: se noi salviamo questi figli di mamma, ci sarà una mamma che salverà i miei figli spersi per il mondo. Queste sono le parole. Quindi non c'è niente da fare, si poteva rischiare tutto, ma noi dovevamo fare qualche cosa. E questo senso di solidarietà, non so, di amore umano, di umanità, è stata qualche cosa che perlomeno nella mia vita mi ha sempre, è stato un elemento che non potevo ignorare, a cui non potevo sfuggire. E difatti poi mi ricordo con la mia cugina Nice, forse qualcuno qui di Lendola se la ricorderà, insomma accompagnammo mio padre, si ricordò che c'era stato, che lui aveva, quando stava a Littoria, aveva
evitato che partisse con l'Armir il figlio di un contadino di Vallecorsa. E allora, insomma, attraverso tutto un movimento riuscimmo a rintracciare e Peppo Mandarelli, lo voglio ricordare, perché lui ci accompagnò e rischiava pure lui da questo contadino per vedere se poteva nascondere, perché noi avevamo questi tre ebrei che bisognava per forza, non potevamo tenerli. Oltretutto avevano requisito il piano nobile, chiamiamo così, di casa nostra all'Enola, e quindi c'era il tedesco lì, non potevamo tenerli. E questo, e mia madre, mi ricordo che disse: noi dobbiamo fare qualche cosa bisogna inventarsela per farlo, perché se noi salviamo figli di mamma, ci sarà qualche mamma che salverà i figli miei spersi per il mondo. Perché allora c'era Pietro che era ricercato, c'era mio fratello Francesco che stava con i partigiani in Valtellina, insomma c'era tutta una situazione. E questo senso di umanità, di solidarietà, secondo me è stata una radice profondissima che mi ha aiutato a non essere mai fredda, indifferente, egoista, o a far finta di non vedere. E le cose drammatiche vanno viste, e uno se deve dar da fare, se ce la fa, e se non ce la fa, vabbè. In quel periodo c'era un senso di solidarietà diffuso tra le famiglie, perché ci si aiutava. Poi però, intanto voglio dire a tutti di non andare via prima che, perché dopo gli interventi finali c'è un fuori programma che non vi voglio svelare, ma vi prego davvero di rimanere. Pietro poi però incomincia a fare militanza attiva, e diciamo che poi ritorna all'Enola, e all'Enola accade qualcosa. Io vorrei invitare a salire sul palco Egidio Natissi, che è uno dei 17, dei famosi 17 votanti elettori del Partito Comunista Italiano del 48. No, ma tu invece siccome sei anche testimone di un'altra cosa, io di tre cose addirittura. Diciamo che la cosa che raccontano tutti è quella del famoso comizio del 48. No, che è un'altra più individuale. Raccontala tu. Dopo abbiamo cominciato a fatare. Su in grado ho tre cose da dire. Nel 48 lo zio Armando Notariani si parlava, la Democrazia Cristiana parlava da lui a come sta la casa. Io ho capito che in grado era un nipote, non era uno strano, fece la parte del pezzo, e ti da Don Armando gli chiede non c'è niente, e da papà la Democrazia Cristiana che eravano i piedi che gli facciamo parlare, no, senza dirmi che era comunista niente, ma disse di no. Io dico, ma
come ti fa mo? Mi ha detto che ti fa. E sembra che... Allora io che pensavo, dico, ma mi sembra brutto, dico, allora parla la testa, dico, manco una cosa sollevata che la gente vede meglio, ma la volta alla signora ci resta di cosa, una brava donna, e dissi, ci lei, ma trova questo problema qua, non ho come eravano i piedi, non ha giusto farlo parlare. No. Allora, sta signora bravissima, che io ricordo sempre tutti i casi qua, mi disse, io non trovo nessuna difficoltà, è sempre un paesano. Questa è la prima parte. La seconda parte, quando Pietro fu eletto deputato, lo zio era sindaco e Pietro Ingravo, Strulenala, che era stata bombardata, si ricordò il primo pensiero verso di Lenola, chiese alla Camera dei Deputati di ottenere un contributo per fare una casa popolare per i sinistrati di lì. Quella casa, che sta, la prima casa fatta a Iulaco. Ricevuta questa conferma, che può comunicare allo zio, dice zio, guarda che ho ottenuto il risultato dalla Camera che verrà spedito un contributo per fare una casa popolare. Il sindaco, che era sindaco, lo fece presente al consiglio. Io, che mi piaceva da giovane andare a sentire quando si consiglierano aperti, quando l'ingegnere disse guarda che Lenola per mezzo di mio nipote ha ottenuto di fare una casa popolare per i sinistrati, due signori della Democrazia Cristiana che facevano parte del consiglio comunale. E sai come dice Narciso? Tutto dovevi dire, ma non fare il nome di Pietro Ingravo. Rispose il sindaco e ci disse, uè, a quale gioco giocavo? Come mi ha detto, mio nipote mi ha detto che ha avuto ottenuto, io dovevo fare il nome di chi stavo interessato. Ultima parte. La seconda votazione della nazione, dell'Italia, siete in grado. E che è già la giudizio. La seconda volta della votazione in Italia, siete in grado, sono tornato a lì a parlare, e io ero al suo fianco. Che succede? Il prete che c'era, saputo che Ingravo doveva venire, la domenica dopo, durante le messe che diceva, ha detto a chi andava in messa che la domenica dopo c'era una processione per andare sul Colle a ringraziare la Madonna. Chi non sapeva, che non sapeva che significa, che era venuto Pietro Ingravo, nemmeno sapevano tutti. Famo sto comizio, sempre da solito posto da sinistra di collo, sopra la pescheria. A noi, io manco sapeva niente. Attacca iniziare a piedi. A un certo momento la campana. Oh. Porca miseria, di chi è sta campana? Ma che succede? Come al solito, come la tradizione delle processioni, io sto andando avanti.
non state ferma che ne so. Allora, Pietro si fermò. Come vedi un sonnato che passa l'arco, che si alza? Si fermò e disse questa parola. Vi prego, non vi muovete da come vi trovate. Io prete passò con una ventina di persone appresso, però quella gente che era in piazza per sentire un compagno in grau, nessuno se ne andava dalla precisione e fece la figura. Hai capito? Oh, questo è tutto. Credo che doveva essere. Abbiamo parlato di una lenola che aveva subito i bombardamenti, di una lenola del periodo della fine della guerra, del 48-50. Noi abbiamo recuperato, grazie al lavoro davvero prezioso di, all'epoca, di Michelino Rosato e poi di Pina Iudicone, che verso la fine degli anni 80, inizi anni 90, realizzarono il Comitato per la Vita. Michelino custodiva una pizza, di una pizza si chiama così, di un cortometraggio girato nella metà degli anni 50 da una regista non molto conosciuta, ma il cui autore della fotografia è niente poco di meno che Giuseppe Rotunno. Giuseppe Rotunno uno è un maestro della fotografia, ha vinto molti premi, Davide Di Donatello ed altri. Bene, lui forse perché era incuriosito dal fatto che l'Enola, sebbene arretrato, era un paese che coltivava un interesse verso la musica. C'erano molti musicisti così che si dilettavano nell'uso degli strumenti e avevano costituito una banda. Forse questo fatto, una banda musicale, li aveva ovviamente incuriositi. Vengono all'Enola e girano questo cortometraggio. Oggi a Lenola, un piccolo antico paese nei monti della Ciociaria, una piccola antica banda musicale. Armando sassofono fa il contadino. Salvatore Clarino lavora all'acquedotto. Alessandro Grancassa fa lo stradino. Vincenzo Bombardino fa il cestaio. Beppe Pianti fa il maniscalco. Michele Tamburo fa il fornaio. E Giuseppe Tromba fa il barbiere e il sarto. Sette musicanti cui il lavoro non lascia molto tempo libero da dedicare allo studio ed è per questo che le ricorrenze, ora gaie, ora meste del paese, sono allietate sempre da tanti fiori motivo musicale ai lenolesi tanto gradito quanto noto. Oggi nozze d'oro di Giulia e Pino, i nonni di Armando Sassofono. Thank you.
Finita la cerimonia, l'attività riprende là dove era stata interrotta. Un'altra ricorrenza. Un momento! La musica è la più allegra del mondo per Michele Tamburo. Il garzone lo sostituisce in orchestra. Oggi è triste tanti fiori per il funerale di Ercole, un amico di tutti. Concertati da Michele Tamburo provano un nuovo pezzo, frutto di mesi di piccoli sacrifici e di studio, che entrerà ufficialmente in repertorio domani, il giorno della festa di Lenola. Thank you.
tanti fiori dà la sveglia a tutto il paese. Oggi è un giorno importante. Motivo di omaggio a Lenola, ora allegro, ora triste come la vita stessa, sarà la musica che per tanto e tanto tempo accompagnerà gli abitanti di Lenola attraverso le strade del loro piccolo antico paese.
se questa perla è potuta giungere a noi, noi dobbiamo ringraziare anche una persona che noi chiamiamo, perché lo conosciamo, Peppe Larai, perché è grazie a lui che la pellicola da 35 mm è stata poi riversata in VHS e poi distribuito e ha consentito poi l'acquisto del pulmino che era stato acquistato per accompagnare i dializzati nei luoghi di cura. È un paese arretrato, un paese privo di illuminazione pubblica, in cui non c'era nemmeno l'acqua potabile, però un paese che poi subisce gli effetti del boom economico, perché incominciano ad arrivare anche le risorse dagli emigranti, e io vorrei che raccontassimo insomma questo cambiamento attraverso il contributo di tre amici e compagni che sono Giovanni Mastromanno, Sandro Rosato e Fabio Pannozzo. Prego. Eccolo qua. Abbiamo detto, Giovanni, siedi qua. Ma io mo, Giovanni è stato anche il primo segretario della Camera del Lavoro, ma voi dovevate assistere, io ero giovanotto, non ero manco comunista poi all'epoca quando Pietro fece il primo comizio, ma voi li dovevate vedere all'opera sti soggetti, Pasquale Semenza, Vincenzo Cimin, Francesco Caporini, com'era all'epoca? Discutere tra di voi, ecco. Gli anni... Quando in grado... Noi quando parlavamo di lavoro, lui la prima però diceva come si va, e poi diceva pure, diceva a noi, la campagna va bene? Mastro mamma, tu nell'interno del partito stai sempre all'opposizione, diceva lui. Lui ci diceva, quando fanno le cose buone, io non dico niente, ma quando fanno le cose che non valgono, pure amministrativo, io faccio sempre commedia, diciamo in dialetto nostro, faccio sempre commedia all'interno del partito. Poi... Ma voi ci avevate la sezione? No, ancora no. Quando la sezione del partito ce l'avevamo. Avevamo un po' la volta da di noi, ma la sezione ce l'avevamo. Allora, dicevo, negli anni 70, adesso non mi ricordo bene, fu deciso all'interno del partito di aprire la Camera del Lavoro, di aprire la Camera del Lavoro, la GGL. Così? Così Mastromanno, il partito gli chiese di essere segretario della CGIL, ma io non avevo paura di nessuno. Ma quanti eravate? In principio eravamo tre persone, fondemmo la CGIL. Eravamo su questo palco e un segretario della CGIL provinciale disse così: vede, nella CGIL si rischia la galera. Feci io, no, a me non me ne frega della galera, io devo conquistare i lavoratori di Ledola, perché ci trattavano a calci in culo. Non ci davano gli assegni familiari, non ci davano una misera giornata, dicevano loro, e ti pagavano tre volte l'anno. A San Giuseppe, la Madonna di Gole e Natale. Ecco come si campava una volta all'Enola. Allora feci io, Mastromanno, devo aggiustare un po' l'Enola. E comunque l'aggiustai un po'. Però tramite sempre il partito, ne avevamo discusso con i compagni in grado, con tutto il direttivo, i membri della segreteria del partito all'interno di l'Enola.
E quando l'oratore di questo, anzi, l'oratore di questo qua della prima CGL fu proprio la buonanima di Tonino Izzi, mi disse: Mastro Ma, avrà la prima CGL all'Enola. Feci, sono contento. E così tramite il partito avevano aperto la CGL. E tutti erano contenti, si fece un quaderno, tutti iscritti, ogni mese dovevano versare 500 lire. Ma voi con Pietro vi incontravate? Con Pietro ci incontravamo spesso, e mi diceva: Mastro Ma, oggi quando lui veniva all'Edola, a dove vai? E me ne vado in campagna a lavorare. E lui la domenica, quando ci incontravamo tante volte sul colle, mi diceva così: Mastro Ma, oggi c'è una giornata libera, possiamo parlare un po'? E si mettiamo a parlare di politica, di cose che... parlava di l'Enola, mi diceva i contadini come vanno all'Enola, e i contadini all'Enola sono sempre i soliti. Però i lenolesi non hanno avuto mai fiducia in Gravo. Ci diceva: Dumpie, ma all'Enola andavano bene a te, chi se sono una massa da fatenti, sono tutti democratici cristiani, i comunisti li può vedere nessuno. E lui rispondeva: beh, che ci vuoi fare? Così sono fatti i lenolesi. Io ho finito. Giovanni rappresenta una generazione di comunisti in cui all'epoca era un punto di riferimento non solo per Pietro e per i comunisti di l'Enola, ma anche a livello provinciale è una figura un po' mitica per i comunisti di l'Enola, Francesco Capolini. Francesco era un contadino, una persona di un carattere forte e che ha un po' costituito la chioccia per la nuova generazione poi di comunisti che erano figli di artigiani, che poi incominciano negli studi, tra questi Sandro a Roma, e incominciano a ricostruire un rapporto politico con Pietro nonostante le vicende del 48, le difficoltà del rapporto e le cose che diceva prima Giovanni, che l'Enola era un paese che poi era schierato politicamente prevalentemente tutto verso la DC e anche il movimento sociale. E invece poi voi ricostruite, Sandro, un rapporto politico con Pietro. Come accade? Allora, i primi rapporti con Pietro, diciamo, indirettamente li abbiamo avuti durante i fatti di Fondi del 1969, quando una violenta crisi drammatica, agricola, coinvolse tutta la piana di Fondi e indirettamente anche l'Enola. Noi allora frequentavamo il liceo, chi a Terracina, chi le scuole superiori a Fondi. E appunto nel gennaio, prima nel gennaio del 69 e poi nel 3 febbraio ci fu una imponente manifestazione a Fondi, alla quale partecipammo tutti, studenti, operai, si parlava di 10-15 mila persone, una cosa mai vista. E purtroppo durante quella manifestazione la polizia fu molto violenta, molto feroce. Per la prima volta usò degli scudi, addirittura la celere in Italia, li sperimentò. Operò numerosi arresti, tant'è che partito da Roma mandò il compagno in Grao per perorare la causa presso la questura di Roma, per far sì che le persone arrestate, che poi erano lavoratori, erano operai, erano gente umile, che attraversava tutti gli schieramenti politici, non c'era solo il Partito Comunista era la cosiddetta avanguardia, ma c'erano tutti, c'era l'alleanza contadini, tutti. Allora Pietro venne a Fondi, si tenne una bellissima e affollatissima assemblea nella sezione che allora stava in una traversa del corso di Fondi. Logicamente la gente non poteva essere contenuta interamente all'interno dei locali. Locali, le sezioni di una volta erano un po' rabbrecciate, insomma come la nostra, con delle sedie un po' sgangherate, il chiodo che usciva immancabilmente strappava il pantalone, già di per sé non proprio alla moda,
di qualche compagno. Posso aggiungere una cosa? Che Egidio, che sta qui, conserva le foto di quell'assemblea, della visita di Pietro. Noi l'anno scorso abbiamo esposto a Fondi le foto di quella visita a Pietro che fece proprio all'ospedale di Fondi per portare un conforto agli studenti e ai contadini che subirono la repressione. E noi stavamo fuori lì, e quando appunto in grado, insomma, Pietro da grande oratore infiammava e applausi, ma noi un po' i compagni di Lenola, quelli di Fondi, facevamo chi se de Lenola, e qualcuno non ci credeva, ma se, per dire l'orgoglio. E però in quel frangente non avemmo l'opportunità di accostarlo, perché poi Pietro dovette andare via e materialmente noi ci fu un'altra occasione mancata. Ricordo, era le elezioni del 1970, elezioni amministrative, dove per la prima volta si votava per eleggere l'assemblea regionale, e c'era un comizio a Sonnino. Qui a Lenola si era costituita una lista di sinistra, comunisti e socialisti, capolista era Sandro Labbadia. Partimmo da Lenola per andare a sentire in Grau a Sonnino, noi giovani con le macchine, invece arrivammo a Sonnino e in Grau non viene, perché c'era stato un tentativo, il famoso tentativo di colpo di Stato di Borghese, per cui un'altra occasione mancata. I compagni più grandi allora stavano, c'era Caporini, c'era, mi ricordo, Vincenzo Zizzo, Cimin e altri più giovani, dice, qua che dobbiamo fare, e quindi tornammo a Lenola anche preoccupati da questo avvenimento. Il 1970, che purtroppo quelle elezioni non andò molto bene per noi, perché vinse la Democrazia Cristiana, però se una nota di consolazione, per la prima volta venne eletto al Consiglio Provinciale un lenolano, Mariano Izzi, che poi nel futuro si impegnò anche molto nel sociale come assessore alla provincia, insomma ci ripagò dell'amarezza subita. E il primo incontro materialmente con Ingravo l'abbiamo avuto nel 1972, quando appunto dopo il congresso di... Quindi voi l'avete poi incontrato a Roma o a Lenola? No, a Lenola, l'abbiamo incontrato nel 72, dopo il congresso di Milano, che elesse Berlinguer segretario del Partito Comunista. Era proprio durante le vacanze di Pasqua che Pietro venne a Lenola, e la sera ci fece questa gradita sorpresa di venire appunto in sezione e parlare. Parlammo, si era appena sciolta la Camera dei Deputati, si era andate per la prima volta nella storia della Repubblica ad elezioni anticipate, per cui ci appressavamo anche a questa campagna elettorale del 72. E Pietro venne in sezione e così cominciammo a dialogare. Ma più che un dialogo, era lui a farci le domande. Dice, ma noi volevamo sapere, anche perché insomma il nome di Berlinguer, sì, però tutto sommato anche provocatoriamente diciamo, ma perché non hanno nominato te segretario al posto di Berlinguer? E lui insomma a spiegare con pazienza. Ma tu invece vorrei che, perché facciamo un salto di qualche anno, poi dopo 30 anni Pietro ritorna a Lenola. Pietro ritorna a Lenola. Questo altro bellissimo comizio. Sì, ecco, qui volevo arrivare. Quando il primo comizio lo fece qui, il 29 dicembre 1974 al Cinema Lilla, perché poi noi come sezione, inquadrando storicamente la cosa con Fabio, Sergio e altri compagni soprattutto, c'eravamo un po', come dire, specializzati sulle questioni delle migrazioni, perché Lenola era un paese fortemente preso da questa emorragia verso l'estero, e avevamo creato, d'accordo con la federazione, ci eravamo associati alla FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie, il cui presidente era Carlo Levi, e facemmo una bellissima manifestazione il 29 di dicembre, quando convincemmo Pietro a fare questo comizio. Era la seconda festa dell'unità, lui venne sul colle, parlammo, insomma, vide che cominciamo a fare qualcosa di serio. Intanto c'era stato il referendum sul divorzio, dove c'era stato anche un avvicinamento anche di tanti cattolici verso di noi, il partito era cresciuto e lui cominciò ad avere più fiducia in noi, e osammo chiedergli, e così, vabbè, poi vediamo, sempre strappammo questa data del 29 di dicembre. Guarda, fu una cosa bellissima, partimmo da Piazza Lago in un corteo che coinvolgeva
a ridosso di Natale, quindi c'erano stati il rientro degli emigranti dalla Germania, dalla Svizzera, e tutte queste persone, ho delle foto bellissime. Purtroppo non ho le foto della manifestazione qui dentro, perché insomma la macchina fotografica non funzionò bene al fotografo ufficiale, manca qualcosa. Però e Pietro in quella sede qui si superò, quindi per la prima volta ruppe il ghiaccio e si presenta un'altra volta al popolo di Lenola in quel frangente, molto una cosa molto toccante e molto sentita. Posso dire che questi, Sandro insieme ad altri, potremmo dire Rosario eccetera, erano davvero diventati un punto di riferimento politico, perché sviluppavano una costante iniziativa politica, realizzavano le feste dell'unità, una cosa nuova, la sezione del Partito Comunista era una cosa davvero viva, che si percepiva, nasceva la Federazione Giovanile Comunista, realizzarono uno sciopero della fame contro un programma di speculazione edilizia, così, quindi era davvero, e io queste cose ve le racconto perché non stavo dalla loro parte, io le guardavo dall'esterno, perché all'epoca militavo, ero un giovane di Azione Cattolica, quindi non impegnato nel Partito Comunista, però si vedeva che cresceva un movimento politico e anche di spessore. Questo spessore politico poi si esprime anche con le esperienze amministrative. Fabio è stato proprio uno degli amministratori della prima giunta di centrosinistra che nel 1980 viene eletta a Lenola. Già, ecco. Diciamo che a un certo punto ci toccò cimentarci nel governo, eravamo stati sempre un partito di opposizione. Per la prima volta ci trovammo quattro comunisti in una coalizione abbastanza difficile, diciamo, a dire la nostra. E devo dire che era consuetudine, stata sempre, diciamo, quando Pietro veniva a Lenola, sempre l'estate, prima che andasse a Roma, ai primi giorni di settembre, ci vedevamo ogni anno, questa era la nostra riunione abitudinaria che stavamo sempre ad aspettare, perché in quell'occasione facevamo il punto insieme a lui di quella che era Lenola e diciamo la sua grandezza e poi l'insegnamento che ci ha dato allora, che è stato un po', diciamo, il metodo di lavoro che poi abbiamo applicato nella nostra azione politica, di considerare le piccole cose di Lenola all'interno di quello che succedeva già in Italia a livello internazionale. Questo è stato il suo grande insegnamento, per cui il problema del contadino, il problema che avevamo allora anche di comunicazione, diciamo, del nostro paese, dello sviluppo turistico, lui ce lo faceva guardare in un'ottica dei grandi cambiamenti che già avvenivano nella società italiana, nel mondo del lavoro, soprattutto il mondo contadino. Qui facemmo, allora cominciamo questa azione amministrativa, la prima conferenza agraria con l'assessore regionale all'agricoltura. Cioè lui, Pietro vi aiutava in questo. Cioè, diciamo, ecco, proprio questo volevo dire, che allora non ci sentivamo soli, ma non solo, diciamo, per la sua presenza, che la sua vicinanza che c'è stata sempre, perché lui quello che era poi la sua preoccupazione è di creare questa rete intorno alla politica anche nei piccoli comuni, cioè costruire qualcosa che andasse da Lenola attraverso la regione, attraverso poi il governo, cioè ci doveva essere quel tessuto, l'azione del partito ma l'azione delle istituzioni, e devo dire che erano anni fecondi allora, cioè noi non ci siamo sentiti soli in questi comuni. Oggi vedo che le difficoltà di chi amministra oggi, ma noi allora, anche pur essendo una minoranza, come dicevo, con tutte le difficoltà, cominciamo a costruire nuovi servizi sociali per gli anziani, ti ricorderai, per le persone non autosufficienti. Abbiamo insieme a Pietro anche costruito quella strada, diciamo, di collegamento che ha aperto tanto sviluppo al paese. Abbiamo cominciato a creare qualcosa per il turismo, il centro storico. Però non ci eravamo sentiti soli, perché c'era sempre quell'idea che quello che si costruiva qua doveva passare attraverso il consigliere regionale, l'assessore regionale, il governo. Cito solo un esempio che poi, diciamo, ecco, per noi ci aiutava, diciamo, moltissimo, perché come diceva sempre Sandro, come ha detto prima, eravamo anche orgogliosi di poter avere, quindi noi andavamo, per esempio, per costruire strade lenolese e lo sviluppo di, ci presentavamo direttamente a Roma all'Arci Nazionale, a Botteghe Oscure, cioè ci sembrava di poterci spendere il suo nome, tant'è che abbiamo fatto a Lenola per 4 anni abbiamo fatto venire il balletto del Teatro dell'Opera di Roma,
per quattro estati, quando Margherita Parriglia, Margherita Parriglia, Bob Fosse, abbiamo creato qualche cosa che oggi, diciamo, ecco, l'estate allora la facevamo noi, a Fondi non c'era niente, neanche c'era Roma, assessore, diciamo, Nicolini, cioè noi quindi ci sentivamo anche forti, diciamo, di questa cosa, e non ci siamo mai sentiti soli, insomma, perché soprattutto abbiamo applicato poi quell'insegnamento, cioè la centralità del Consiglio Comunale e del Parlamento, che è stato sempre il centro, diciamo, dell'azione politica, cioè, di Pietro. Quindi Pietro, insomma, ci ha costruito un rapporto politico, ma poi ci ha sostenuto anche politicamente, perché poi lui, diciamo, allenò la matura al di là di quello che accadeva a Roma, un'esperienza politica amministrativa nuova, perché c'è un incontro tra componenti di sinistra e democristiane, si mettono insieme. Io vorrei che tu raccontassi questo, perché a voi poi all'epoca io vissi anche il travaglio con cui la sezione arrivò a quell'appuntamento, ma Pietro ritorna a fare un comizio, voi avete avuto le foto di questo comizio nel libricino che abbiamo distribuito di maggio dell'85. E quindi racconta. Ma quelli erano anni intensi, diciamo, di politica. Noi passammo da questa prima esperienza, come dicevo prima, abbastanza travagliata, di questi quattro comunisti insieme a socialisti, altre forze indipendenti, chiamiamole così, ma erano tutti legati intorno alla figura di Andrea, di Pietro. Era candidato, era. E Andrea pure c'era, quindi se lo ricorderà benissimo, diciamo. Cioè, quindi passiamo da questa esperienza in cui eravamo forza di governo, però anche opposizione, nel senso che noi dietro, io ero l'unico assessore, diciamo, comunista, e mi ricordo le nottate, diciamo, a passare per discutere, per far passare qualche provvedimento, ma poi, diciamo, dietro avevamo la forza del partito, cioè questo che ci aiutava. Abbiamo cercato sempre di non restare isolati, per cui a un certo punto abbiamo sentito la voglia di cambiamento anche di quella realtà, diciamo, ecco. Per cui ci siamo aperti a tutta la società allenolese che era stata con noi in quella famosa esperienza anche dello sciopero della fame che hai ricordato prima, cioè c'erano stati dei tentativi precedenti che non avevano portato a questo cambiamento, che poi noi piano piano abbiamo costruito, diciamo, da questa azione di governo con una nuova coalizione ancora più forte, spaccando quella che era allora l'unità della Democrazia Cristiana e costruendo questo nuovo fronte che ha portato poi dei frutti successivi. Insomma, sono stati anni molto importanti per la politica e, insomma, ecco, speriamo che quel fervore soprattutto che ritorni, perché io vedo oggi, diciamo, che proprio questa passione politica che si è persa. La politica, diciamo, ecco, proprio ha perso quella rete di sostegno, di camminare tra la gente, di camminare, di discutere anche all'interno delle sezioni, dei partiti. I partiti ormai non hanno più neanche le sezioni, insomma, aprono solo nei momenti elettorali, insomma, e questo è un grave danno per la democrazia. Questo, e penso che se vogliamo andare avanti secondo l'insegnamento di Pietro, è tornare a fare politica. Grazie, grazie a tutti voi. Io posso, dopo quelle esperienze vengono gli anni delle divisioni e del rammarico. Pietro poi scrive quella lettera che voi avete letto, però non smette di impegnarsi per l'Enola, perché voglio ricordare anche a chi ha la memoria corta in questo paese che se poi l'Enola ha alleviato, come ha alleviato oggi, la sofferenza del disagio, della mancanza di acqua, Pietro anziano nell'estate del 92 diventa capopopolo e sostiene un movimento di opinione impegnandosi in prima persona. A me è toccato accompagnarlo, a me e ad altri compagni, perché si ribellava all'assenza dell'acqua che mancava nelle case lenolesi e ci urlava al telefono: io posso permettermi di comprare l'acqua per bere o per lavarmi, ma un contadino, un operaio, come fa se manca l'acqua, come fa? E lui si mise alla testa di un movimento, sollecitando il prefetto, i sindaci a convocare assemblee perché assumessero decisioni che poi sono arrivate, e quindi oggi l'Enola non soffre più l'assenza di acqua. Però, e quindi dobbiamo dargli atto, perché nonostante che poi voi non foste più al governo del paese, poi cambiarono le amministrazioni, lui si impegnò direttamente per risolvere anche quest'altro disagio. Però Pietro è innamorato
di questa terra, non solo per il rapporto che ha intessuto con Sandro, con Fabio, con Capolini o con me, ma anche per il suo paesaggio. Io vorrei che voi ascoltaste poche righe di questo testo. Indignarsi non basta. La luna mi rimanda sensazioni dell'infanzia, come io l'ho vista all'Enola, con quei cieli, quelle notti, quelle luci. Mi ricordo dalla stanza dove dormo adesso il sorgere della luna su un fianco dell'appiolo, come veniva rotto lo stellato dalla realtà lunare che per me prendeva tutta la allusività che la luna ha avuto sempre. Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Giulia, a quale bisogno risponde questo rapporto tra la natura e questi luoghi che ritornano spesso negli scritti di Pietro qui, ma poi anche in Volevo la Luna? Ritorna sempre i paesaggi, i cieli stellati, il paesaggio di Leno, l'appiolo, insomma. Ma la natura, i monti, le prospettive rappresentavano per Pietro, per quello che posso aver sentito anch'io, come un rapporto con qualche cosa che lo apriva a qualcosa di più ampio, di più grande, ossia questo bisogno di cieli aperti, di orizzonti che, dirla un po' come Leopardi, ti permettono di andare oltre, di pensare oltre. Lui lo sentiva molto, era questo. Lo vuoi tenere in mano? Questo era Pietro poeta. Questo rapporto con la natura e il paesaggio di Lenola, i monti, il susseguirsi di queste colline, e poi l'aprirsi alla vallata, e non so, anche le immagini, non so, del contadino che insieme all'asino saliva la scalinata per andare sul colle, era, come dire, per lui una possibilità di uscire da una visione un po' razionale, un po' troppo culturale, troppo legata. Insomma, lui aveva bisogno di non essere soltanto il politico che faceva le sue battaglie, sacrosante le sapeva anche fare. Era una persona che aveva una interiorità talmente ricca, talmente capace di acchiappare tutto quello che di bello, tutto quello che di pieno di armonia c'era intorno a lui, che veramente era una persona che è difficile descrivere. Perlomeno per me è stato delle volte delle passeggiate che facevamo qui all'Edola, in silenzio, con lui. E lui si guardava intorno, poi si fermava un momento, poi mi prendeva la mano e quasi mi aiutava a cogliere. Insomma, era un poeta, c'è poco da fare, oltre che un politico, quello che noi conosciamo, ma era anche una persona molto umana, che quindi sentiva molto il rapporto con l'altro essere umano. E quello significava per lui un non inaridirsi nelle sue funzioni politiche, nelle sue battaglie, anche nei suoi successi. Aveva proprio bisogno
di avere il rapporto con l'altro essere umano, perché questo significava per lui fare meglio quello a cui era chiamato dalla vita politica, dai rapporti che aveva anche con personaggi molto importanti. E questo all'Edola lui lo coglieva moltissimo, perché io mi ricordo che una volta ci siamo affacciati al balcone della casa nostra di Lenola e lui mi fa: lo vedi? Che vedo? Era un contadino che è il somaro con la soma sopra che saliva la scalinata, ma la saliva con un ritmo quasi, non so, musicale, lento e quasi un po' stanco, affannato, ma era veramente... Ho detto: mamma mia, ma come fai tu a cogliere questi aspetti? In fondo, se io mi affaccio, vedo un asino con la soma sopra e un contadino con le ciocce che gli va dietro, vabbè, posso sentire un senso di simpatia. Ma che ci trovi tu? Aveva veramente una capacità di entrare in rapporto con l'essere umano e quindi con un mondo che per lui era un mondo da cui prendeva molto, anche nelle sue, nella sua vita di politico, quando faceva i comizi. Evidentemente, perché quando faceva i comizi la gente si emozionava? Perché si portava questa umanità che aveva, diciamo, di cui si era caricato anche all'Enola, proprio vedendo il somaro con la soma, il contadino che locco locco lo segue, oppure vedendo, non so, la donna seduta fuori della porta di casa che sta un po' lì a aspettare, non si sa con chi e perché. Coglieva questi aspetti che poi diventavano per lui una ricchezza che lo portava ad essere quell'uomo politico che non era un freddo, non era un razionale, era umano, era poeta, mi verrebbe da dire. Giulia, ma tu stai notando con quanto silenzio ti stanno ascoltando? Io no, perché io poi vorrei che tu trasmettessi a Pietro l'affetto, il calore dell'iniziativa di oggi. Però, diciamo, in Pietro è stato molto forte il legame con la famiglia, con te, con Anna, la mamma di Maria Luisa, e con Ciccio, con i fratelli e le sorelle. Però c'è un'altra persona che era importante per Pietro, un'altra donna, Laura. Noi vorremmo che ascoltare come la descrive lui, ad incominciare dal primo incontro, quando si incominciano nella lotta per la liberazione. Era entrata con straordinaria semplicità nella cospirazione ed era il suo modo di affrontare la vita con un calore intimo che la portava nella mischia e una ironia sottile con cui sfidava gli impegni più rischiosi. Divenne presto compagna e messaggera negli incontri che aveva con me. Adempiva il suo compito con una gentilezza femminile che subito mi incantò e un rigore interiore senza indulgenze, un temperamento che per sua natura sembrava respingere volgarità e violenze. Aveva infine come una inclinazione interiore a difendere dalla sofferenza. Avevamo stabilito moduli e convenzioni per gli incontri fra noi due, dove ci trasmettevamo carte, appuntamenti, indirizzi, sempre per tutelarci in caso di interventi della polizia. Spesso ci incontravamo ai concerti che allora si tenevano alla Basilica di Massenzio. Ambedue amavamo molto la musica, io forse ancora più di lei, anche se lei non sapeva più di me, come fedele frequentatrice dei concerti all'Augusteo. Presto sentii crescere in me un'attrazione che non era solo la sensualità violenta che esplode nei primi anni della giovinezza,
E un giorno che ci eravamo incontrati in uno degli usuali concerti alla Basilica di Massenzio, l'una seduta accanto all'altro, allungai le mani sul suo corpo con un gesto sconveniente. Non disse una parola, semplicemente mi allungò uno schiaffo sonoro sulla guancia. Arrossì di vergogna, non ebbe proteste e non diede spiegazioni. Solo alla fine del concerto, al momento di separarci, mi disse semplicemente: «Hai capito, sì, noi ci vediamo solo per ragioni di lavoro». Non ho dimenticato più quelle parole. Chissà se in esse e in quel gesto non c'era già una tenerezza. Poi venne una lunga vita insieme e sempre mi parve di vedere lei quell'intreccio di rigore e di dolcezza dolente. Mi attiravano la determinazione semplice che portava nella lotta, come non avesse nessuna delle paure che invece a me davano ansie forti, dubbi, allarmi, e insieme l'inclinazione spontanea alle passioni di ogni giorno, la disposizione al dialogo, la curiosità attenta verso gli altri. Come se la singolarità e le ansie di quella cospirazione che tanto ci premeva non offuscassero in nulla la concretezza materiale della vita, il gusto della comunicazione umana, del colloquio. Insomma, mi sembrava che Laura fosse più naturalmente comunista di me e cogliesse assai più di me il polimorfo del mondo e la complessità del vivere. Non per caso, quando lasciò la scuola che l'appassionava, in seguito andò a frequentare le celle e i corridoi delle carceri e presto mi prese per mano e condusse anche a me a conoscere quegli scuri ambulacri e quelle vite umane turbate. Provai un dolore assai aspro quando quella sua luminosità umana mi abbandonò. Grazie davvero. Io voglio solo dare due appuntamenti. A parte domani sera alle 5, alle 17.30 c'è la proiezione film di Filippo Vendemmiati, Non mi avete convinto, che ha partecipato alla 69esima edizione Festival di Venezia. Poi il concerto questa sera, il primo dei due concerti in onore di Pietro Ingrao, questa sera di Ambrogio Sparagna del Coro Popolare, domani sera di Daniele Sepe. Due appuntamenti invece di carattere nazionale, perché il 31 il quotidiano Il Manifesto pubblicherà un inserto e poi la sera Rai News 24 dedicherà una puntata del programma di Paolo Mieli a Pietro Ingrao. Io inviterei per un saluto il sindaco di Grotte, perché ha fatto così tanta strada che penso valga la pena, perché le radici della famiglia Ingrao sono in Sicilia. Gentile signore e signori, autorità civili, militari e religiose, signor sindaco, colleghi consiglieri, Presidente del Consiglio. Io avevo preparato un discorso iniziale dove volevo parlare delle origini del nonno Francesco, delle sue battaglie che lui ha fatto in quella terra di Sicilia, nella provincia di Girgenti, dove, come ricordava la signora Giulia, è stato uno che è stato precursore dei tempi. Il fatto che la nonna leggesse il giornale era nella cultura del nonno Francesco. Nonno Francesco che si batté soprattutto per l'emancipazione della donna e si batté soprattutto per, in quelle contrade dove l'ignoranza era tanta e quando c'è l'ignoranza purtroppo non si porta il pane a casa o si porta in malo modo, nonno Francesco si batté per quelle cose. E queste cose li trasportò poi all'Enola. All'Enola dove è diventato sindaco, ha portato avanti quelle che erano le istanze dei lavoratori, soprattutto dei contadini che erano messi alla gogna, erano sfruttati,
dai padroncini che, come erano all'Enola, erano anche in Sicilia. Noi abbiamo avuto l'esperienza dei Carusi, i bambini che scendevano nelle viscere della terra con i cufini delle ceste dove mettevano delle pietre di zolfo e li salivano. Ebbene, nonno Francesco si è battuto anche per queste cose. E voglio, nel momento in cui si parla di Pietro, Pietro che non solo l'orgoglio dell'Enola, ma noi grottesi, ricordando il momento in cui lui è venuto a Grotte e gli abbiamo concesso la cittadinanza onoraria, per noi è stato un momento di orgoglio, ancora se ne parla. Abbiamo fatto vedere le case, o meglio la contrada dove nonno Francesco abitava. Ricordavo poco fa un nostro amico comune che nelle vicinanze di Grotte c'è una pietra, e su quella pietra posò il nonno Francesco il tricolore e la bandiera rossa, segno del riscatto delle classi meno umili, delle classi meno ambienti. E allora che cosa dire di Pietro? Pietro ha preso quella che era l'eredità del nonno, l'ha portata avanti, l'ha portata avanti subito dopo la guerra, meglio ancora, come ricordavate poco fa, nel 1936, allorché la Spagna fu occupata, Franco divenne il padrone della Spagna assieme a tanti piccoli dittatori che devastarono l'Europa. E allora Pietro intraprese una strada che era quella della difesa non solo degli umili, ma della libertà, della democrazia, di quella carta costituzionale che assieme ad altri padri di questa nostra Repubblica ha scritto nel 48, allorché divenne deputato, e deputato rimase per 10 legislature, e il 5 luglio 76 diventa presidente della Camera dei Deputati. E in quell'epoca successero fatti strani, ci fu il rapimento di Moro, l'uccisione di Moro, e ho voluto scrivere quello che lui in quel momento in cui le Brigate Rosse volevano dividere il paese, volevano stracciare la Costituzione, volevano ridurre la Repubblica in bande armate, in guelfo e ghibellino bianco e nero di antica memoria. Lui scrisse in un accorato intervento, forse quello più intenso e più struggente, all'epoca disse: vogliono ridurre la politica, ammoniva in quell'occasione, rivolto ai brigatisti assassini, vogliono ridurre la politica a guerra di squadre armate, vogliono dimostrare che la democrazia è impossibile, vogliono stracciare la Costituzione non solo come norma scritta, ma come convinzione, fiducia, speranza dentro l'animo del popolo. E noi, proseguiva il presidente Ingrao, vogliamo invece dimostrare che la Costituzione, frutto della lotta creatrice del nostro popolo e delle sue libere organizzazioni, apre un orizzonte nuovo in cui milioni e milioni di donne e uomini possono confrontarsi nella libertà, possono trasformare se stessi sulla base della convinzione e del consenso. Questo messaggio, che può sembrare lontano nel tempo, è ancora oggi attuale, molto attuale, perché viviamo ancora questi drammi nella nostra Italia, ma viviamo in Europa. Io voglio dire grazie al presidente Ingrao, grazie per essere esistito, grazie per l'insegnamento che ci ha dato, anche se la mia cultura è diversa di quella di Pietro. Io provengo da una famiglia di socialisti, abbiamo fatto tante battaglie assieme anche con i comunisti della provincia di Agrigento, però so che è stato uno che si è battuto. Noi siamo, come dicevo prima, orgogliosi perché lui è esistito e per l'insegnamento che ci ha dato e continua a darci. Io sono emozionato nel rivolgermi a voi, e sicuramente portandovi prima tutti voi il saluto caloroso della mia città, delle istituzioni che rappresento, porterò nel cuore questa bellissima serata che mi ha arricchito per tutte le cose che stasera ho appreso, perché non ho avuto la fortuna e la gioia come voi di essere accanto a Pietro, però mi avete arricchito culturalmente
delle cose che sentivo dire, ma che oggi ho toccato con mano. Grazie Andrea per avermi dato questa opportunità di crescita, ma di crescita soprattutto culturale e spirituale. Un abbraccio alla signora, mi permetta, posso essere suo nipote. Grazie per aver avuto Pietro tra di noi, grazie. Grazie sindaco, io inviterei Guido Ingrao, se vuole salutarci, se la sente di dire qualcosa. Io invito ancora, vi prego, prima che Guido incominci, a non abbandonare il cinema al termine dell'intervento di Guido. Il mio è solo un saluto veramente emozionato, non è certamente una conclusione, è innanzitutto una promessa, quella di raccontare a papà nei limiti ma nel modo più appassionato di questa serata che abbiamo vissuto insieme e soprattutto di questa eccezionale coralità che c'è stata, coralità e anche trasversalità di approccio, generazioni diverse, persone diverse, storie diverse, una trasversalità geografica dalla Sicilia all'Enola, ai racconti, insomma ecco, questo mi sembra proprio il modo più bello per festeggiarlo. Io cercherò con le mie forze di raccontarglielo, perché penso che gli farà piacere sentirlo e farà piacere a voi sapere che seppure indirettamente una parte di questa giornata renderà ancora più felice il suo compleanno, il suo centesimo compleanno. Ringrazio veramente tutti a nome delle mie sorelle Celeste, Chiara, Bruna e Renata, ma anche penso di tutti gli altri parenti, figli, nipoti, sapete che siamo una tribù ormai abbastanza diffusa. E veramente ecco, buon concerto a tutti, buona serata a tutti, e no, ci vediamo, speriamo, no, la prossima volta. Tu non te la puoi cavare così. No, assolutamente, perché guarda, noi abbiamo preparato delle cose per te, chiaramente per il sindaco di Grotte, per Maria Luisa e per Giulia, però noi ci siamo chiesti poi come potevamo dare una dimostrazione concreta, quale regalo noi potessimo realizzare, un qualcosa di concreto per testimoniare, diciamo così, il calore, l'affetto, l'amore che questo paese conserva ancora. E noi abbiamo cercato di tirare fuori dai cassetti, come si usa di solito, le persone mettono nel cassetto qualche cosa, qualche ricordo, qualche cosa così, oppure tolgono dalla polvere sui giocattoli quelle cose che ritengono più preziose e che meritano di essere conservate nel tempo. Io non voglio dire nulla di più, io invito però invece Pina Iudicone e Marietta Conte a salire sopra, perché vi spiegano che cosa hanno realizzato e che quale regalo abbiamo poi collezionato per Pietro. Buonasera a tutti. Come ha detto Marrico, noi volevamo donare a Pietro qualcosa che testimoniasse la stima e l'affetto di noi suoi concittadini. Ma un regalo così particolare, così genuino, poteva venire solo dai bambini. Allora abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione della dirigente scolastica, dottoressa Anna Rita del Sole, e dei docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti sono stati così bravi, con la loro professionalità hanno suscitato l'interesse negli alunni verso Pietro, che la maggior parte non conosceva. Hanno iniziato con delle ricerche anche su internet, poi hanno intervistato i nonni, i genitori, per vedere se qualcuno di loro avesse avuto modo di avere un rapporto personale. Successivamente hanno espresso gli auguri e alla fine hanno cercato di immaginare
quale desiderio Pietro esprimerà nel momento in cui spegnerà le 100 candeline. Noi abbiamo raccolto tutti gli elaborati in questo album. Questa sera ne leggeremo solo alcune, ma Pietro le leggerà tutte, per quell'attenzione che ha avuto sempre per il mondo dei giovani, e sicuramente si emozionerà quando leggerà che lo scritto di alcuni bambini che con semplicità dicono di essere orgogliosi di essere di Lenola e di avere lui come loro concittadino. Ora, riguardando questo album, noi vediamo che ci sono tante risposte, e ricordando gli incontri che ci sono stati con Pietro, ognuno di noi è stato preso da un senso di gratitudine, non solo verso Pietro, ma anche verso i nostri genitori, i nostri nonni, perché quest'Italia è stata ricostruita materialmente e moralmente grazie anche al lavoro umile di tanti che ci hanno preceduto nel silenzio delle campagne, nel silenzio dei negozi, nel silenzio degli uffici e delle fabbriche. Allora, ricordare Pietro, fare festa a Pietro non è soltanto ricordare. Fare festa a Pietro significa accogliere il suo invito a rimetterci in cammino, a riprendere la strada verso quei valori di lealtà, di legalità, senza dei quali un mondo nuovo non è possibile. Allora, se ognuno di noi, all'interno della propria coscienza, al di là del colore politico, fa proprio il suo invito, allora Pietro sentirà veramente questa festa come la sua festa, ed è festa. I miei nonni mi hanno raccontato. I miei nonni mi hanno raccontato molto dell'onorevole Pietro Ingrao. Mi hanno detto che si è impegnato per realizzare la strada che collega Lenola a Fondi e il centro studi dedicato a Renato Ingrao, che oggi viene usato per la raccolta sangue dell'Avis. Mi hanno detto che è stato un uomo politico onesto. La politica mi incuriosisce molto. Mi piacerebbe sapere di più ciò che succede veramente rispetto a quello che si vede in televisione. Mi piacerebbe se lei, onorevole Ingrao, potesse venire a scuola a raccontarci della sua esperienza politica. Sicuramente lei è stato un uomo diverso rispetto a tutti coloro che in questo periodo ci governano, e ciò che i lenolesi non dimenticheranno mai è l'onestà e la trasparenza con cui si è mosso, vincendo diverse battaglie. So bene che lei è stato un grande uomo politico e sono fiero che sia nato nel mio paese. La seconda testimonianza è intitolata 100 candeline sulla sua torta. Parlando con mio nonno, mi ha raccontato che il mio bisnonno aveva bisogno di fare delle cure presso un centro dialisi. Così il Comitato per la Vita pensò di comprare un pulmino Vitabus e metterlo a disposizione di tutti coloro che ne avevano bisogno. Pietro Ingrao, venuto a conoscenza di questa iniziativa, contattò il Comitato per la Vita e donò un assegno di 2 milioni di lire, ricevuto come premio di poesia vinto a Sabaudia. Ancora oggi questo Vitabus è utile alla nostra comunità. Dopo aver ascoltato questa testimonianza, pensando a Pietro Ingrao, anche se non l'ho conosciuto personalmente, credo che sia stato un uomo altruista, perché fare del bene a chi ne ha bisogno è un bel gesto che tutti noi dovremmo seguire. Terza testimonianza, amici sempre. Ho chiesto a mio zio di raccontarmi dell'onorevole Ingrao. Mi ha detto che capitava di andare a fargli visita per chiedergli un piacere e lui, con molta gentilezza, accettava. Mio padre aveva un rapporto stretto con Ingrao, infatti provava una forte ammirazione per lui, forse anche perché venivano tutti e due dallo stesso paese. Ogni tanto capitava che papà pranzava con Ingrao, spesso anche mio fratello con loro. Un'altra cosa che accomunava mio padre a Pietro Ingrao erano le loro idee politiche, dato che erano tutti e due comunisti, ed è per questo che si trovavano d'accordo su diverse opinioni. C'è stato poi un altro episodio che avvalorò la loro amicizia. Quando morì mia mamma, l'onorevole Ingrao mandò un telegramma in cui dava le condoglianze a tutta la nostra famiglia per quella grande perdita. Invece un altro mio fratello ha ancora una stretta amicizia con Guido,
il figlio dell'onorevole, tanto è vero che vanno spesso a raccogliere i funghi insieme e a volte, se è da queste parti, viene a cena o esce con mio fratello. Buonasera a tutti. Come ben ha detto chi mi ha preceduta, il lavoro che presentiamo è stato realizzato dagli studenti di Lenola. Ho avuto il piacere di conoscere Pietro Ingrao molti anni fa, più di 10. Nei tanti incontri dei pomeriggi estivi non mancava mai di domandarmi del mio lavoro di insegnante. Aveva sempre pensieri attenti per le giovani generazioni. Adesso tocca a voi, mi diceva, e mi dice ancora, datevi da fare. Un altro quesito ricorrente nei nostri discorsi era chi è l'altro? Chi è l'altro da me? Con questa domanda lui esprimeva tutta la curiosità che lo muoveva, che lo spingeva a conoscere il fiume di gente che ha incontrato nella sua vita, nei suoi impegni istituzionali e nella sua quotidianità. Pietro mi invitava e ci invita a farci domande, a interrogarci, a conoscere l'altro da noi prima di giudicare a priori. Ed è questo che devono imparare a fare le nuove generazioni, in special modo in questo particolare periodo storico, dove le distanze si sono accorciate e l'altro può avere tratti somatici diversi dai nostri, gli occhi a mandorla o la pelle scura. Solo la conoscenza e il dialogo può far superare il divario, la distanza e il timore. Abbiamo voluto consegnare ai ragazzi questa domanda e l'abbiamo fatto chiedendo loro, in questa occasione particolare, di conoscere Pietro. Sono stati molto molto bravi, sono stati capaci di andare oltre e di sorprenderci. Hanno colto le sfumature nei racconti delle insegnanti e hanno aggiunto tutta la creatività e la spontaneità di cui solo loro sono capaci. Ascoltiamo allora le loro parole. Un secolo di storia. Caro onorevole Pietro Ingrao, a scuola oggi la maestra ci ha parlato di te e ci ha detto che fra qualche giorno compirai 100 anni. Ho saputo con orgoglio che sei stato un partigiano come mio nonno. La maestra ci ha letto anche qualche pagina del libro intitolato Volevo la luna. E come compito per casa ci ha detto di rappresentare con un disegno, una piccola poesia o una semplice letterina ciò che noi bambini vorremmo regalarti per il tuo 100° compleanno. Ti dico subito che la luna non posso regalartela perché è attaccata al cielo. La vorrei anch'io, ma non si stacca. Penso che nella vita hai avuto tanti doni e io ho solo 8 anni. Cosa posso darti? A pensarci bene una cosa c'è. Vorrei regalarti il mio sogno, cioè quello di raggiungere un giorno la luna. Se infatti è vero che non si stacca dal cielo, è anche vero che ci si può arrivare con l'astronave. Ti prometto che quando un giorno toccherò la superficie lunare, penserò a te. Rubo la parola a Marietta e leggo Chuck si gira, perché i pensieri sono bellissimi, ma non vorrei che poi la serata si allungasse troppo. Chuck si gira. Pensa, Pietro, hanno conosciuto anche il tuo amore per il cinema, avrebbe detto Marietta. In segno di riconoscenza per ciò che l'onorevole Ingrao ha fatto e considerato il suo sogno da regista, regalerei a lui una sedia, un megafono e un ciak si gira per continuare a girare il film della sua vita. Grazie. Grazie, grazie davvero per questo lavoro. Prego. Io inviterei Morena a salire, così c'è una targa del sindaco di Lenola per il sindaco di Grotte.
sindaco. C'è una targa. Prego, sindaco. Sei padrone di casa tu qui, eh? No, no, tu sei padrone di casa, ti assicuro. Poi, sindaco, un piccolo omaggio alla famiglia Grau. Come no? No, 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 ferma, ferma, no, 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 non ti preoccupare. Sindaco, però se tu non parli con il microfono non si sente niente. Hai ragione. Eppure dovresti essere. No, il problema è che c'ho la voce è abbastanza forte, no? E quindi il microfono normalmente non mi serve in consiglio comunale. E poi ho un brutto rapporto, sia con la faccia, come si vede non la so portare perché non la metto mai, così come il microfono. E poi attorno al 1400, serviva anche come osservatorio romano, tuo papà probabilmente si avrà sentito parlare, e questo era il fatto originario, come poi è stata ristrutturata in maniera... Il caso, diciamo, non il caso, però la storia ha voluto che io lo accompagnassi a Grotte quando lui ha avuto la cittadinanza onoraria. Quindi mi ricordo di quella circostanza, e allora con questo è un'occasione in più per riparlare di quella volta. Va bene, grazie. Grazie ancora, grazie. C'è il sindaco di Lenola, porge un'altra targa a Pier Giulio Cantarano, che ha svolto le letture dai libri di Pietro Ingrao. Noi pensiamo anche alle donne che hanno contribuito a questa serata, e quindi c'è un omaggio floreale a Maria Luisa Boccia, ovviamente. E per ultimo alla nostra giovanottella, Giulia. Giulia, prego Giulia. Io non so se il sindaco vuole aggiungere qualcosa, e buon concerto a tutti e buona festa, ovviamente fino a domani notte, quando spareremo i fuochi per festeggiare 100 anni di Pietro Ingrao. Approfitto un attimo della vostra pazienza solo per ringraziare la famiglia Ingrao, perché ci ha voluto onorare qui della loro presenza, nelle persone di Guido, di Chiara, di Bruna e di Maria Luisa Boccia. Spero di non aver dimenticato nessuno. Di ringraziare l'Istituto Scolastico Leonardo da Vinci nella persona della propria dirigente scolastica e di tutti i docenti che si sono impegnati nell'elaborazione di questo lavoro che hanno voluto realizzare. Ringrazio di nuovo il sindaco di Grotte e la signora per la presenza all'Enola, e ho promesso di ricambiare la visita se si organizzerà un evento
su Pietro Ingrao nel corso di questo anno, noi saremo ben felici di essere a Grotte e spero anche qualche rappresentante della famiglia Ingrao. Ringrazio Don Adriano per la presenza, mi associo ai ringraziamenti fatti da Marrico nei confronti di tutte le persone che hanno voluto collaborare a questa iniziativa. Ringrazio la Regione Lazio per un importante contributo che ha voluto destinare al Comune di Lenola a sostegno di questa iniziativa. Ha previsto la presenza dell'assessore Sonia Ricci, che purtroppo però per impegni istituzionali non è potuta essere presente. In ultimo, ma non per ultimo, io ringrazio Marrico Rosato per l'organizzazione di questi eventi. Credo che a lui vada un forte applauso per l'impegno e la costanza che ha speso in questa iniziativa. Grazie Sindaco. Noi non abbiamo dimenticato, però lo volevamo tenere per ultimo, l'omaggio floreale per la signora del sindaco, la coniuge del sindaco di Grotte. Prego. Gli offre Giulia.